A filo diretto con gli ascoltatori diamo il bentornato a Maria Rosa Fanelli, che è la presidente della cooperativa Bucaneve. Buongiorno, bentornata. Buongiorno a tutti, grazie. E poi diamo il benvenuto anche ad Alice Beschi, che è l'addetta alla raccolta fondi e alla comunicazione sempre della cooperativa Bucaneve. Esatto, buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare gli sms e i messaggi Telegram è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709. Poi ancora ricordiamo che siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Dunque, io comincerei, siccome abbiamo ogni giorno degli ascoltatori nuovi tra internet, DAB, eccetera, eccetera, ma anche comunque con l'analogico, no? Come si suol dire, ricordiamo che cos'è Bucaneve, di cosa si occupa, dove si trova anche, eccetera. Va bene, cominciamo. Bucaneve si trova a Castel Goffredo, ovviamente provincia di Mantova, è una cooperativa sociale Onlus e si occupa di disabilità, in particolare di disabilità per adulti. Bucaneve nasce nel 1983, quindi ormai sono in settembre, quindi 41 anni. E questi 41 anni sono stati anni di passione, a volte di fatica, anche di tanti ostacoli che abbiamo incontrato, ma grazie da sempre all'aiuto e al sostegno di tutta la comunità siamo riusciti tutti insieme a superarli e a raggiungere degli obiettivi davvero straordinari. Bucaneve si occupa di disabilità e di offrire servizi per queste persone disabili. Ecco, allora andiamo a vedere quali sono i servizi, giusto? Certo, i servizi che attualmente Bucaneve gestisce sono il centro diurno disabili, che è un servizio rivolto a disabili adulti e è diurno perché le persone disabili arrivano in Bucaneve al mattino e ripartono il pomeriggio per le loro famiglie. È un servizio che è stato accreditato da Regione Lombardia e i posti autorizzati, convenzionati, sono 30 e 30 sono le persone che ogni giorno arrivano in Bucaneve e vivono questa giornata per 5 giorni alla settimana in Bucaneve. Abbiamo poi l'altro servizio sempre accreditato da Regione Lombardia ed è la comunità sociosanitaria. Comunità sociosanitaria è accreditata per 10 posti e 10 sostanzialmente sono le persone che la abitano, questa è un po' la loro casa, anche se poi durante la settimana ogni persona ha la propria attività. Chi va al centro diurno, chi per esempio ha un CSE e ho detto 10 posti accreditati e 10 posti praticamente sempre occupati, anche se in maniera stabile sono 9 i posti occupati, quindi per tutti i giorni della settimana è la casa di 9 persone, e però volutamente Bucaneve ha tenuto a disposizione un posto per gestire delle emergenze, per proporre dei periodi di sollievo che sono indispensabili per tante famiglie. E poi abbiamo un servizio che non è accreditato da Regione Lombardia, quindi non percepisce neanche una piccola parte di quota sanitaria perché è destinata a dei disabili che hanno delle fragilità meno severe rispetto ai ragazzi ragazzi e ragazze che usufruiscono dei due servizi che ho raccontato poc'anzi, ed è la chiamiamo servizio EVA, esperienza di vita autonoma. Non è accreditato da Regione Lombardia, ma comunque è un servizio che è stato pensato insieme anche comunque alle istituzioni, per cui i ragazzi che sono in questo servizio, e attualmente sono 4 e anche qui siamo al completo perché 4 sono i posti disponibili, questi ragazzi sono stati accolti sempre in accordo anche con le istituzioni, quindi con i responsabili e con i tecnici dell'ASL.
Ed è una cosa bellissima, diciamo così, perché appunto tante volte i disabili riescono a condurre una vita autonoma. Assolutamente, anche se questi disabili hanno una discreta autonomia, ma pur sempre vivono in un appartamento che è un appartamento sempre all'interno del centro attuale di Bucaneve, e vengono seguiti però costantemente qualche ora al giorno da un educatore, perché è importante anche per loro, nonostante abbiano una discreta autonomia, dare loro un supporto anche da un punto di vista relazionale, perché è importantissimo, perché sono quattro persone adulte e ci sono delle dinamiche che come dire, devono essere gestite, ed è importante che ci sia comunque un educatore di riferimento. Certamente, ecco, poi mi ricordo, se ricordo bene, se dico una sciocchezza me lo dica, che voi avete un bel progetto anche, avete un bel progetto con un bel edificio, insomma, eccetera, eccetera. A che punto è questo progetto? Lei ricorda benissimo. Ricordo bene, sì. E questo progetto, che ormai è nato un anno e mezzo fa, forse anche di più, e sta andando avanti molto velocemente. Ricordiamo di che cosa si tratta. Allora, abbiamo detto prima che praticamente i nostri servizi sono tutti al completo, abbiamo detto che Bucaneve ha raggiunto tanti obiettivi, ma non si ferma, guarda sempre avanti al futuro, perché i bisogni nel tempo cambiano, si evolvono, ne arrivano di nuovi, e quindi la missione di Bucaneve è proprio quella di non solo di raccogliere, di intercettare quelli che sono i bisogni, ma una volta raccolto e capito, e anche con lungimiranza magari vedere quelle che possono essere le necessità, deve essere in grado di fornire delle risposte, di proporre delle risposte. Ed ecco allora che è nato questo progetto, che ha l'obiettivo di ampliare quella che è l'offerta di residenzialità per le persone disabili. Questa struttura, che ormai è già in uno stato abbastanza avanzato, e siamo arrivati alla copertura, quindi siamo arrivati al tetto, anche se poi all'interno, come ben sappiamo, ci si impiega di più poi a sistemare tutto l'interno con impianti, tramezze e tutto quanto, rispetto a quella che è poi tutta l'intelaiatura e tutti i muri perimetrali. È come quando, mi scusi se la interrompo, si parla del furgoncino per il trasporto. Non basta prendere il furgoncino, deve essere tutto attrezzato obiettivamente. È chiaro, certo. E infatti questa struttura è stata pensata e ideata è realizzata seguendo tutti gli standard per una residenza sanitaria per disabili, quindi una residenza che avrà anche una alta protezione sanitaria. Ma nello stesso tempo il progetto di Bucaneve prevede all'interno degli spazi che possono essere flessibili, possono essere modulari, in modo tale che possano essere accolti anche disabili con fragilità un pochino meno severe, e possano anche loro realizzare all'interno della struttura il loro progetto di vita. Ecco, tra l'altro siamo molto bravi in questo periodo, perché ci sono le Paralimpiadi, per esempio, in corso. I disabili ci stanno dando delle lezioni di umanità sotto tanti aspetti, che sono anche notevoli. Vediamo, ci sono le varie classi, no? Appunto, di disabilità, giustamente, anche perché ognuno è a sé, insomma, ogni storia è a sé. Allora, direi di fermarci un attimino. Intanto anche inviterei a preparare carta e penna, telefono cellulare, il tablet, quello che volete, perché poi daremo anche i riferimenti per la cooperativa Bucaneve, ovviamente. Con Maria Rosa Fanelli, che è la presidente della cooperativa Bucaneve, e con Alice Beschi, che ancora non abbiamo sentito, ma la sentiremo adesso, che è l'addetta alle comunicazioni e alla raccolta fondi, ci troviamo tra un po' di minuti. Richiedi le tue canzoni preferite a Tempo Radio. Telefona allo 0. In compagnia di Maria Rosa Fanelli, presidente della cooperativa Bucaneve di Castelgoffredo. Tra l'altro è di Castelgoffredo, ma voi accogliete comunque anche tutti. Adesso comunque glielo chiediamo a lei, ovviamente. E con Alice Beschi, addetta alla raccolta fondi e alla comunicazione, ci troviamo nella seconda parte di Filo Diretto. Giusto che accogliete tutti, cioè non è che solo castellani, no? Insomma. Assolutamente. Noi accogliamo
persone che provengono dalla zona dell'Asolano, diciamo, perché noi facciamo parte del distretto di Asola, quindi tutti i paesi di questo distretto, comunque del Mantovano soprattutto, che gravitano in questa zona, ma anche per esempio anche da Castiglione delle Stiviere, visto che siamo qui, anche Castiglione delle Stiviere, e poi anche da paesi limitrofi del Bresciano. Allora, la cosa che le vorrei chiedere, chiaramente ce l'aveva spiegato la volta scorsa, la struttura è al piano terra, insomma, accoglie i disabili, magari uno con la carrozzina non si fa una bella rampa di scale, giusto come accoglienza. Quindi, e poi ha tutta un'attrezzatura particolare, avrà un costo anche, immagino, oltre ai muri, al tetto, alla coibentazione, impianto elettrico. Eh sì, i costi sono costi notevoli. Sì, se vogliamo accennare velocemente alla struttura, la struttura è tutta piano terra, tutta su un piano, copre un'area di circa 1300 metri quadri e con ampi spazi verdi molto luminosi e poi saranno anche spazi anche gioiosi e colorati. Seguendo tutta la struttura, seguendo quelli che sono gli standard regionali, quindi bisogna, c'è sicuramente da avere tutte quelle accortezze che servono appunto per l'assistenza, la cura e il benessere delle persone, soprattutto quelle che hanno un grado di disabilità più elevata. E il costo sicuramente già dell'immobile senza gli arredi, perché poi dovremmo aggiungere anche tutti gli arredi e anche tutti quegli ausili che servono sempre per essere di sostegno per le persone che verranno ospitate, ha un costo di circa 2 milioni e mezzo di euro. Ricordiamo che 1 milione di euro ci è stato assegnato da Fondazione Cariplo all'interno dei progetti emblematici, perché il nostro progetto è stato ritenuto un progetto emblematico per la provincia di Mantova, e però 1 milione e mezzo di euro sono a carico della cooperativa Bucaneve. E quindi per questo motivo siamo fortemente impegnati nella raccolta fondi. Ringraziamo per quello che abbiamo fatto, che ha fatto la comunità senza escludere nessuno fino ad oggi, e siamo sicuri che continueranno a darci questo sostegno. Comunque adesso passo la parola a Alice Beschi che entrerà più nel merito di quello che è la raccolta fondi, la donazione, il non profit e quant'altro. Allora, Alice Beschi, io mi chiamo Paolo, periodicamente da sempre qualcuno mi chiama Luca, non so perché, okay. Ho la faccia da Luca, si vede. Comunque, quindi non c'è problema. Allora, raccolta fondi, come si raccolgono i fondi? Cosa possiamo fare anche? Tra l'altro c'è un modo, lo anticipo io, che ci permette di aiutare la cooperativa Bucaneve senza tirare fuori un centesimo, ma dandole tanti soldi in realtà. Giusto? Esatto, ecco. Sì. Questo come poi si fa? Ne parleremo anche di questo sicuramente. E io intanto volevo iniziare un pochino chiarendo il fatto che Bucaneve è una cooperativa sociale e è un'impresa sociale. Cosa significa? Che come organizzazione, come ente, è un ente che nasce come non profit. Questo non profit non significa che Cooperativa Bucaneve non produca un profitto, ma che il profitto non sia, diciamo, il motivo principale per cui sia nata. Quindi questo profitto, che viene prodotto come in qualsiasi altra azienda, poi viene investito all'interno della cooperativa per perseguire quella che è la missione della cooperativa, che quindi è quella di garantire alle persone disabili una vita anche in parte autonoma, una vita in cui possano coltivare le loro relazioni, possano approfondirne di nuove, e garantire anche gli spazi, luoghi adatti a queste persone, come diceva prima Maria Rosa, giustamente, di come stiamo parlando ora. Infatti c'è in corso anche un allargamento della struttura. E quindi ecco, è molto importante per una cooperativa sociale come Bucaneve, che è un'organizzazione non profit, l'aiuto da parte dei donatori, delle persone che donano, che possono donare, adesso vedremo, non solo soldi ma anche il loro tempo, per la sostenibilità, lo sviluppo e il consolidamento di quelli che sono i servizi che offre, ma anche di quelli che vorrebbe poter offrire per potersi migliorare e quindi garantire un servizio sempre migliore e a più persone che ne abbiano necessità.
Ecco, quindi questo era per, diciamo, chiarire perché per Bucaneve, per una cooperativa non profit, è così importante la donazione e perché per noi è così importante la raccolta fondi. E quindi dicevamo che questa struttura appunto sarà una vera e propria casa, casa Bucaneve, per tutte quelle persone che si potranno aggiungere a quella che è la cooperativa come ospiti nella struttura residenziale, che saranno 10, quindi la struttura residenziale raddoppierà la propria disponibilità di posti. E quindi, insomma, donare è importante per sostenere la missione di Bucaneve, della cooperativa, la buona causa e tutti questi elementi, e dare la possibilità appunto alla cooperativa di migliorarsi anche nell'offerta che offre, ecco, che dà. E quindi il donatore cosa può donare a Bucaneve e come può farlo? Adesso capiamo un po' meglio questo passaggio. Il donatore può donare tempo, prima di tutto. Infatti a Bucaneve ci sono anche alcuni volontari che partecipano e c'è sempre bisogno di volontari all'interno della cooperativa, persone che abbiano voglia di mettersi a disposizione della cooperativa per delle attività varie che si possono concordare anche in base alle necessità, in base ai bisogni che ci sono, e che quindi danno il loro sostegno alla cooperativa, magari non potendo permettersi una donazione in denaro, sì, ma con il loro tempo, che è altrettanto di valore per noi, ecco. E poi si può fare anche una donazione in denaro, quindi la donazione in denaro anche qui può avvenire in diverse forme, e come dicevamo appunto prima, ce n'è una che non costa, cioè questa donazione che in realtà non costa nulla, che è quella del 5 per 1000. Infatti, se qualcuno dovesse ancora appunto decidere dove devolvere, dove destinare il suo 5 per 1000, noi lo invitiamo a farlo per la cooperativa Bucaneve, e basta appunto nella propria dichiarazione dei redditi o consegnando il CUD inserire il codice fiscale di Bucaneve, che se volete posso darvi anche... Sì, abbiamo detto preparate carta e penna, esatto. Poi dopo lo diciamo anche tra qualche minuto dopo di nuovo, però sì, okay, diciamo. Ok, allora lo diciamo poi in caso lo ripetiamo. Allora, il codice è lo 01 33 59 90 204. Poi dopo lo ripetiamo, tranquilli. Certo, quindi questo, diciamo, è un po' la donazione, una delle tipologie con cui si può donare a Bucaneve devolvendo il proprio 5 per 1000. E non costa niente, perché tanto costa. Sono soldi che lo Stato vi prende comunque, quello che diciamo sempre, e poi dopo decide lui dove destinarli, magari in una cosa che a voi non piace. Invece possiamo scegliere a chi darli. Esatto, ecco, esatto. Quindi. E poi ecco, si può anche decidere di fare una donazione spontanea, quindi facendo un bonifico alla cooperativa. Qui tutti i riferimenti si trovano sul sito di Bucaneve, che è www.cooperativabucaneve.it, e qui si possono trovare i riferimenti, e appunto con questa donazione poi sempre sul sito si possono trovare anche le indicazioni per le detrazioni fiscali che si possono ricavare per legge, e in più diciamo che faccio una piccola promozione anche di quello che è uno degli ulteriori, diciamo, servizi che Bucaneve offre. All'interno di Bucaneve c'è una bottega solidale, quindi volendo potete anche donare a Bucaneve scegliendo alcuni dei prodotti che noi abbiamo nella nostra bottega, solitamente utilizzati per bomboniere, per varie cerimonie, e oppure anche in occasione del Natale, e anche in questo modo potete sostenere con una donazione Bucaneve. Giustamente. Allora, vi leggo dei messaggi. Fanelli, lei è una pietra miliare per Bucaneve, grandiosa. Si sente una pietra miliare? Allora, ci sono da tanti anni.
una pietra miliare direi di no, perché Bucaneve è fatta di tante persone che insieme hanno lavorato. Certo, anche guardandomi si vede, cioè sono un viso di Bucaneve da diversi anni, e non solo per Bucaneve, anche anagraficamente. Però guarda che è bella, al femminile è bella, pietramiliare, se fossi io sarei un paracarro, cioè ecco, vedo che è cosa. Allora Fanelli, lei opera con grande passione per il 5 per 1000, sempre per Bucaneve, quindi sì, appunto 5 per 1000 sempre per Bucaneve, non costa nulla, abbiamo detto, perché appunto... Vedare i 5 per 1000, l'ha detto benissimo Alice, effettivamente destinare a Bucaneve, parliamo di Bucaneve, quindi ci corre l'obbligo di dire destinati il 5 per 1000 a Bucaneve, non costa davvero nulla. E tante persone che vogliono destinare il 5 per 1000 a Bucaneve, alla fine e comunque è un aiuto straordinario per le nostre attività e per il centro che adesso si sta ampliando. E quindi sicuramente è un grande sostegno. Allora c'è chi dice: sono il Castel Goffredo, l'ho fatto fare anche a tante persone a donazione per il 5 per 1000. Sappiamo, comunque li abbiamo già ringraziati prima, ma non finiremo mai di ringraziare, perché in questi anni ci sono state tante persone, aziende, associazioni, veramente adesso non vorrei dimenticare nessuno, che ci sono stati vicini, e siamo sicuri che continuano ad esserci. Ma non solo i castellani, 5 per 1000 abbiamo sentito appunto. No, che dei castellani tutti, quindi... Allora no, Fanelli, no, invitiamo non solo i castellani, allora Fanelli, uno ci ascolta da Desenzano, può fare il 5 per 1000 sicuramente anche... sono sicura che c'è anche qualcuno da Desenzano, quindi va bene. Allora Fanelli, avanti tutto, perché finito questo progetto ne facciamo altri, perché cresce sempre la necessità, lei ha detto bisogna essere flessibili, no? Le necessità cambiano col tempo anche. Scusi Presidente, se voglio fare una donazione cospicua, ci sono informazioni sul sito, appena detto Alice, sì, si trova. Sì, ma soprattutto si può fare sul sito, ma il nostro numero di telefono pure è disponibile, per cui telefonando allo 0376 78 0675 oppure 78 0406, spero di ricordarmeli bene, i due numeri comunque ci sono sul sito. Se si vogliono avere delucidazioni un pochino più precise, basta telefonare negli orari di ufficio, dalle 9 alle 12, 5 giorni alla settimana, si possono avere tutte le informazioni. Benissimo. Di cui una persona necessita. Qua chiedono se ci sono posti liberi per il giornaliero. Per il giornaliero abbiamo gli diurno, è chiaro. Allora nel centro diurno abbiamo 30 posti, sono tutti occupati, abbiamo delle liste d'attesa già abbastanza nutrite, purtroppo al momento non c'è nessun posto disponibile. Allora, Presidente, una nuova entrata nel team, dice? Sì, è da pochissimo, da qualche settimana, quindi sono... Ma fa già parte, diciamo, della squadra, a pieno titolo, anche se... Poi spero tanto che venga finita la nuova struttura, perché sto aspettando per portare mio figlio, sono una mamma di Sirmione. Quindi anche da Sirmione abbiamo visto anche la provincia di Brescia. Le domande possono essere inoltrate, non c'è un vincolo di zona, bisogna poi seguire quelle che sono le regole, perché abbiamo delle liste d'attesa, poi ci sono delle convenzioni che poi ognuno deve fare anche con la propria città di residenza, insomma bisogna poi seguire tutto che è l'iter istituzionale. Chiaro, ognuno poi dopo sceglie, adesso con la DAB per esempio ci seguono tutti i giorni anche da Milano, chiaro a Milano è un po' lontano, insomma, detto, perché sappiamo che in alcune strutture limitrofe di altro genere, però sempre residenziali, non per disabili, arrivano anche da lontano. Allora siamo in chiusura, comincio per ringraziare la presidente della cooperativa Bucaneve, Maria Rosa Fanelli, e l'addetta alla comunicazione e alla raccolta fondi Alice Beschi, alla quale però chiedo di ripetere il codice per il 5 per 1000. Certo, allora il codice è lo 01 33 59 90 204. Perfetto, allora grazie Presidente. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, a voi, quando dico voi, grazie a tutto lo staff di Temporadio per il tempo che ci dedica ormai da tanti anni e per l'accoglienza che sempre ci fa quando arriviamo. Perfetto, e grazie ovviamente anche ad Alice Beschi. Grazie a voi, grazie.